Terzo incontro al Teatro Capaccini di Pieve Santo Stefano, particolarmente importante e sentito a Pieve Santo Stefano perché si parla dell'invaso di Montedolio. È la presentazione degli atti di un convegno che fu fatto con tre relazioni tecniche molto importanti il 7 maggio del 2022, che poi sono state pubblicate e questa sera le presentiamo. Le tre relazioni sono di Adriano Gradini, mio padre, di Vincenzo Gonnelli e la terza relazione è quella di Claudio Nocentini. Il lago viene considerato in molte parti della valle come un problema magari di pericolo che potrebbe dare nel caso ci potesse essere un'esondazione, oppure come un potenziale sviluppo turistico. Invece quelli sono gli ultimi dei problemi. I problemi sono che il lago non viene manutenuto e questo è il problema. E i tre tecnici, fra i quali anche il mio babbo, che ne parlarono più di un anno fa in questo convegno, dicono che dobbiamo investire a monte per gestire, ad esempio, l'interrimento del lago, che già in questi anni si è riempito di milioni di metri cubi di terreno che non vengono considerati. E purtroppo l'ente Acque Umbre Toscane si interessa solamente di quello che succede dalla diga a sud, a valle. Io credo che la regione toscana debba stare molto ma molto attenta a gestire bene questo lago e probabilmente a ripensare anche quelle che sono le indicazioni che devono essere date alle AUT, all'ente Acque Umbre Toscane, che è una volta l'ente irrigazione, che non sta per nulla sistemando, pensando a quello che succede a monte della diga.